Ascolta Crystal Radio ovunque ti trovi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori, buonasera a te Giorgio. Buonasera Chiara. Ecco, purtroppo Giorgio sentite poco questa sera perché è un po' afono. Esatto. Allora, caro Giorgio, quando ti abbandonano tutti, quando il lavoro è stressante, appena comincia la settimana ma è già cominciata con beep, Crystal Radio non ti abbandona mai, soprattutto non ti abbandona a spasso con Reginald, che ricordiamo che da settimana prossima arriva con il nostro amico Alfonso Montefusco in checco anche nella nuova veste. Giusto, caro Giorgio? Ah, è qua. È qua. Ma ciao a tutti. Eccolo qui. Tanto ricordiamo. Scusi, cosa ha detto lei? Ma ciao a tutti. Ah, ecco. Tra le altre cose ricordiamo che possono ascoltarci in streaming su www.cristalradio.it in FM 96.2, ma devono scaricare la nostra nuovissima app. Perché possono messaggiarci direttamente da quella. Quindi uno la scarica sul cellulare. Esatto, è gratuita, dal vostro App Store, clicca e a posto. E può anche mandarci dei messaggi. Può mandarci anche a quel paese volendo, ma fate un po' voi. Anche in sanscrito. In sanscrito, perfetto. Tra le altre cose, salutiamo la Barbara Amico e dice ciao. Abbiamo qui finalmente il libro del nostro Alfonso Montefusco. Vuoi ricordarci tu, Giorgio? Il giro del mondo in 80 cani. In 80 bubù. Ma stasera abbiamo anche un altro ospite. A surprise. Vero. Chi è, caro Alfonso? Ma l'ho incontrato in un campo addestramento per cani, però un campo omologato, ufficiale, detti centri cinofili tecnici. Ah, ecco. Okay. Qui si occupa della psicologia dei cani. E ne abbiamo bisogno anche di psicologia umana. E qui con noi il mitico Alex Sorbiati. Ciao a tutti, ciao. Ciao Alex, benvenuto a Crystal Radio. Allora, noi l'altra volta abbiamo parlato da Jean Fennel, ma a noi serviva qualcuno che avesse una caratura e che avesse toccato tutti gli ambiti, no? Yes. Dell'addestramento del cane. Infatti il nostro Alex si definisce un tutor. Sì, abbastanza, dai. Esatto, di tutte le discipline sportive cinofile. Tutte no, perché ognuno, insomma, bisogna dare ognuno un po'. Va bene, allora, ti occupi, facciamoci un po' un'idea di quello. Prettamente che di agility, esatto. Quindi cane sportivo, di conseguenza agility, come ho detto prima, cani cross, e tutte quelle discipline che si possono fare per renderci un po' più dinamici noi ed appagare anche il nostro amico a quattro zampe. Quindi la prossima ti porta a fare il cani cross a te, caro Giorgino. Sul traino ce lo vedo bene. Va bene. Sul traino. Perché no, Giorgio? Tanto la voce non ti serve, devi solo spingere. Ah, nella voce non c'è problema. Io ho una curiosità. Sì. Questa agility ha preso piede negli ultimi 10-15 anni. È una disciplina che spesso vediamo anche chi fa esposizione, perché una parte, diciamo così, dell'ente fiera viene proprio adibito a questo. Tra l'altro abbiamo degli ottimi risultati anche a livello mondiale, la squadra italiana è una di quelle che si batte sempre per il titolo. Perché una persona può decidere di fare agility? Quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere il nostro cane? Partiamo dal presupposto che a livello di comunicazione l'agility è scenica. Quindi di base chi vede da fuori una disciplina con l'agility vedi una dinamicità che non dico che negli altri sport non vedi, però c'è quella grinta in più, sì, che vedi nel binomio, cioè vedi proprio una mela, tra virgolette, un paragone che faceva il mio vecchio coach, due metà di una mela che si uniscono, fanno un intero, e se non c'è la perfetta feeling, armonia che combacia, è tutto un disastro. Okay. Quindi quando vedi due cose così che io mi sono sempre in questo, quando indicate vai dai a destra a sinistra e vedo con quell'indice che indicate, sì, il cane che c'è tutto dalla parte soprattutto posturale alla parte verbale, perché poi nel casino anche gridare, certo, è facile, però questa anche male, no, parliamoci chiaro, è brutto sentire qualcuno che sbraita andiamo meglio in ogni tanto lo faccio questa zona o con qualche minaccia velata, però non è proprio corretto, okay, mettiamola così, okay. Che deve avere un cane d'agility? Allora, un cane d'agility di base si parte tutto con comunque il divertimento. Okay. Perché ovviamente noi arriviamo a livelli sportivi di altissimo livello, quindi quando arriviamo a livello sportivo, quindi molto concreto, c'è la base del divertimento, ma c'è proprio un atleta, anzi due, il conduttore e il cane. Però si parte tutto da quello che è il divertimento, il gioco, quindi motivazione del gioco, la voglia di fare un'attività assieme. Quindi il famoso binomio. Assolutamente sì, senza quello c'è è la base. Giorgio, infatti, certo. No? A saltare però non ce lo vedo. Ci sono delle volte in cui Giorgio non ha bisogno di parlare. No, infatti, basta che io lo guardi, infatti, e lui capisce. Questo è il segreto. Solo che il mio cane, come vedi, è un po' di manto argentato e ha un po' di panza.
che comunque fa sempre tanta sostanza. Sì, però dipende, è poco agility. Però vabbè, ci si prova, dai. Però importante... diciamo che il cane, la Ferrari dell'agility, sì, è il Border Collie. Sì, allora, beh, sono considerati appunto tra quelli di taglia grande, quindi largo, i Border Collie, perché tanti definiscono un lavoro. Sappiamo benissimo che il lavoro di un Border Collie non è fare agility. No, certo. È selezionato per altre cose. Però questo è ciò che lo può pagare, perché comunque fai qualcosa e gli fai, lo fai muovere, perdonami proprio la volgarità. Certo, no, no, certo, certo, sfogare diciamo così, nella maniera giusta, più giusta, che non sia una pallina, 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 porta, porta. Sbaglio, porta. Poi una cosa da sfatare, no? È che chi poi conduce il cane in agility, come in agility, parlo dell'agility, ma anche che non ci sono dei limiti di età o anche fisici. No. Io ho visto anche in esposizioni molto importanti gente diciamo così che non può diciamo così, deambulare liberamente, quindi magari anche poverini con delle persone che hanno dei limiti, no? Certo. Del loro corpo, ma anche delle persone che hanno magari 80 85 anni e che con una grazia, come dicevi tu, no, muovono soltanto lo sguardo e le braccia, e i cani lo fanno. Innanzitutto c'è proprio anche un settore che è la para-agility. Ecco, para-agility, sì. Non mi veniva la parola para. Ma proprio perché, come dicevamo prima, il nodo della situazione, di tutto, da quella base è il binomio. Quindi, dai comandi verbali alla postura, la cosa ci deve essere un film talmente alto che basta davvero poco, è una danza, sia in due, il ballerino... Poi sfatiamo anche il mito che basta che si magna, il cane fa le cose. No, assolutamente, l'abbiamo già sfatato in altre trasmissioni, non te l'ho chiesto Alex perché eravamo un po' più... No, però da che età si comincia però a, diciamo così, iniziare il cane all'agility? O a quelli che sono, allora, gli esercizi propedeutici all'agility? Una domanda un po' rognosa, diciamo che io normalmente dico sempre, usiamo un parassità, subito, esatto. Ma perché... Devo detti, che se devo dire che è un po' un casino levarti la porta. Diciamo da subito, ma perché ovvio non puoi pretendere, anzi assolutamente vietato, che un cane di 2 mesi faccia dei salti, faccia certo, specialmente però in certe razze, quelle che voi definite small, diciamo così, quelle piccoline, diciamo che a livello di scheletrico non sono così gravosi i salti, Certo che se mi prendo una taglia gigante e comincia a essere però un bel mastiff inglese a 3 mesi che tenta di fare agility. Immaginatelo sulla basculante, da una parte il chihuahua che prende il volo. È come me che tento di fare ginnastica artistica a questa età praticamente, il femore è in gioco ogni secondo. Qualcuno ci sta dicendo che sta arrivando. Caro Giorgio, è una minaccia o cosa? Sei tranquillo Alex, che qui ma è una donna chiuso. Comunque Giorgio, mi sembra di vedere che dall'immagine che è una donna, chi ha scritto i messaggi, chi no, ha in realtà messaggi. È un maschietto. È un maschietto? È un nostro maschietto. E io quel numero lo conosco bene. E va bene. L'abbiamo interrotto Alex, scusa Alex, ma scusaci. Siamo un po' dei cazzoni noi, si può dire a questo ormai. Non diciamo. Sarei qui se... Ma se non fossi scusi, come noi. Cioè, adesso parliamone. Esatto. Comunque da subito, perché si può iniziare immediatamente anche semplicemente giocando. Come aprono gli occhi, già dentro la cassaparte. Tra le altre cose potremmo fare un esperimento, perché noi abbiamo dei nostri ospiti, sono venuti qui diverse volte, che in questo momento hanno una cucciolata, che noi stiamo monitorizzando modello Barbara D'Urso, cioè la dottoressa Giorgio e la dottoressa Chiara, che è l'allevamento in scalofrio, che ha questi cuccioli bulldog francese. Che sono molto piccoli, forse non raggiungono neanche, hanno un mesetto. Ma forse. Hanno aperto gli occhi, ne vedevo. Quindi siamo pronti già per fare dei piccoli certo, crash. Certo, certo. Barbara, portali che andiamo da Alex e vediamo se si lanciano certo. Questi piccoletti. No, secondo me sì, assolutamente, perché comunque basta guardarli da subito quello che vogliono tanto fare. Tanto comunque i bulldog francesi, anche se li lanci, no, avendo questa conformazione del muso, no, attutiscono benissimo i colpi, perché sono già... Sono già tipati, capito? Hanno già fatto un fronte. Esatto. Peggio è un maligno. Come si comincia questa cosa? No, appunto, come dicevo prima, giocando, perché da come giocare semplicemente senza far fare salti, ma i cani imparano da subito a vedere come tu ti muovi, quindi come metti i piedi, come metti le mani, come indichi, come realmente giochi, quindi fai giocare con uno straccetto, fai giocare con la pallina, un gioco proprio di feeling, di contatto, che non è un ti caccio e ti lancio lontano, ma è... ci muoviamo assieme e ci aiuti. Senti Alex, io sono un po' l'avvocato del diavolo qui, no? Nel senso la parte cattiva di questa trasmissione, certo, perché mi appartiene. Tante volte si vede questi, diciamo così, pseudo addestratori, ma anche addestratori che hanno un nome di peso nell'agility, che hanno questi cani schizzatissimi,
che tu li vedi mentre parlano al bar con gli amici, sto cane è così come in trance che gli fissa in attesa di un ordine. Quindi tanta gente dice, sai, mi sarebbe piaciuto fare i paragiti, ma ho visto il cane del mio istruttore, io ho smesso perché lo vedo un po' troppo compresso nel ruolo. Allora, non è fare l'avvocato del diavolo, detto, perché non è neanche dire... Bisogna fare tante volte un distinguo, perché ovviamente esatto. Anche tanti educatori che sono anche bravissimi, però si ritrovano tra le mani realmente una Ferrari e non è che li spronano a diventare così, però sai, vai a cercare il top, lì diventa meno il divertimento e si cerca la prestazione. Questo è quello che tutte le federazioni, tutte le cose serie cercano di evitare. Certo. Poi purtroppo ci sono anche situazioni, e io non lo nego, uno dei miei cani è così di natura, così agitato, e grazie all'agility, grazie al mio insegnante, grazie alla scuola che ho frequentato, da avere un razzo border collie che non capiva ne merito niente, sono arrivato a fare determinate competizioni, ad amare questo sport e ad avere una cosa molto bella con lui, nonostante sia un cane che se lo vedi è schizzato. Purtroppo era già, tra virgolette, certo, così, e sono riuscito ad attenuare questa cosa, quindi non l'ho aggravata in tanti altri casi. C'era stato un bellissimo border collie che Alfonso ricordava, che ha fatto un po' la storia nella cinofilia italiana, perché è stato il primo border collie che è arrivato a vincere dei Best in Show. Quello che telefonava insieme con Fiorello? No, quello è stato il papà. Che si chiamava Sequoia Park Mystical Warrior. Allora, tale Warrior era un cane bellissimo, che io sono sincero, non apprezzo molto i pastori, ma veramente molto bello, portato da un noto handler svedese. Però la gente che era lì a bordo ring e vedeva questo cane diceva, sì vabbè, ma che vuoi, non è mica selezionato per il lavoro, questo lo porti in agility o sulle pecore, non fa niente. E invece? È vera questa cosa? Non è vera. No, no, no. A parte che vabbè, conosco come cane nel pedigree anche di alcuni dei miei, quindi bene. È abbastanza... C'è da dire il che... nome, no? Mystical Warrior, senti là. Poi se vuoi, hai capito, ti fa venire in un cagnone, invece poi era... No. Sì. No, in effetti, però... Poi come in quasi tutte le razze c'è chi va a spingere da una parte, chi va a spingere dall'altra. Cioè, come in trambe verso Famagosta, no? Esatto. Chi spingi di qua, chi spingi di là. Quando vai alla prestazione magari c'è. Tranne nei miei, perché io avendo Scottish Terrier spingere diventa un po' di più, perché come vedo da parte poi dico, va bene, vai, fammi vedere come si fa, rifare un'altra volta. E i miei amici sono quelli dei ciocio. Non penso esista un ciocio che fa agility. No, però io ho un Sarlos che ha iniziato a fare agility. Sai che lui ha un cane lupo di Sarlos. E vabbè, certo, mi piace vincere facile. Facile? Vabbè, comunque è un cane che si presta fisicamente, no? Fisicamente ma non mentalmente. Beh, esatto, mettiamola così. Però lo Scottish né mentalmente né fisicamente, no? Il ciocio né di testa né di fisico. Te la accetto. Insomma... No, però ci si può divertire assieme comunque. Certo, certo. Così, qualche salto, qualche caduta a noi col cane che ci preia per i fondelli. Esatto, ma ci sta, ci sta. Allora, quindi tu dici, non c'è un'età vera e propria per poter cominciare. No. Per i cani ovviamente l'età è limitata a non fare dei danni al loro fisico, eccetera. Quindi anche tutti gli esercizi slalom si va più avanti perché la struttura fisica certo. È quella, i salti veri e propri. Però si inizia con un gioco, una predisposizione. Allora, dimmi un po', io arrivo col mio piccolo Scottish bastardo inside che non vuol muovere neanche un passo. Abbiamo, che ne so, 6 mesi. Ok. Che mi fai fare il primo giorno? Giocare. Assolutamente seduto. Voglio vedere come giochi. Perché per uno Scottish è difficile fare un seduto. Esatto, stanno tutti così su a tre quarti. È come col bassotto, no? Che tu dici come fai? Sono già abbastanza, sono già rasente, che mi fa seduto? No, giusto. Sì, sì. Alla fine è il potere del garretto, no? Poi se già hai i piedi puoi anche evitare di dare il rest iniziale perché c'hai il salto. Che lo Scottish sta seduto come una sirenetta, cioè col posteriore tutto di fianco, capite? Molto composto. Però beh, finché non parto al tuo comando. Lasciarlo lì un po' a fare. In realtà lo Scottish il comando non sa neanche come si chiama. Cioè, tu lo vedi, lo chiami e lui non muove neanche le orecchie. Quindi noi giochiamo un po'. Ma vedo tanti conduttori che proprio prendono, lo trattengono al proprio cane, sì, perché così poi lo lanciano, fanno il giro e partono. Devi sapere che succede anche nelle prove di lavoro, dove questi setter vengono tenuti praticamente. A casa mia si chiama collotra, cioè per la pelle dietro, vengono tenuti così rampanti che sembra il cane che voglia andare, in realtà poveraccio sta su due zampe che viene trattenuto per il collo, poi viene lanciato e il cane parte, molto scenico. Ho un'altra domanda, ma prima andiamo con un brano musicale.
Va bene. Chi ci hai messo, Giorgio? Che musica è questa? È una musica... Che non lo sa neanche lui. Hanno vinto tanto anche agli Oscar. Queen? No. I Queen! Ah, ah stupendi. Bene. I want to break free. Grande. Va bene. Eccoci tornati di nuovo. I want to break free. Esatto, Giorgio, senti che voce che hai. Siamo tornati ai microfoni di Crystal Radio con Giorgio Afono, con Alfonso Montefusco, il nostro iper super istruttore. Dicevate che avevo la voce... La voce? Sexy? Sexy. Ora Giorgio sembra uno malato, morto, veramente. Prossimo... Che piacere. Che belle queste immortazioni d'amicizia. Ma noi donne siamo volubili, ma lei Giorgio. Mi massacra. Una volta ci piaci, una volta non ci piaci più, una volta sei sexy, una volta sei una zampogna e via andare, capito? La donna è volubile, Giorgio. No, la zampogna è un su e giù, è un su e giù. È un su e giù, insomma, voglio dire, parliamone. Comunque, torniamo a noi al nostro Alex. Certo. Allora, cioè abbiamo detto che veniamo al campo e giochiamo un po', no? Perché così si vede come giochi e come... Però come tu sai, da buon privato, perché tu sai... Vuoi vedere subito qualcosa? Non solo, ma uno sogna in grande, no? Abbiamo giocato il cane a un anno, come si fa a partecipare al mondiale? Cioè come si differenzia un cane che ha la stoffa, che ha la qualità per poter accedere a determinati circuiti, a determinate, diciamo così, prestazioni, piuttosto che uno che... Beh, allora io al mondiale solo ti ci porto come visitatore tranquillamente. Ci come mascotte, io, quindi, sì, no, ma sì, andiamo a vedere che cazzo ci stai fregando. Allora, esatto. Devi far fatica, devi correre, devi sudare, devi sistemare il cane, devi prepararlo tantissimo a livello atletico, integratore te, integratore lui, osteopatia, cioè adesso c'è uno studio... Sì, e allora racconta, cioè vedi, che tanto stanno calando gli ascoltatori, se stai facendo l'elenco... Ci guardano un po' di più... Esatto. Ecco, però forse è meglio che lo faccia. E quindi infatti per esempio adesso proprio di recente ci sono i raduni per la nazionale, gli FCS. Hai capito? Come vanno a coverciare anche questi, eh? Certo. E quindi c'è tutto un team di preparazione con un mental coach per le persone. Ah, il mental si coach? Va su questo, assolutamente. Quindi coach se ci vado io mi fa stare degli anni a me portare il cane in gara. Quindi c'è proprio tutta una cosa dietro, uno staff, l'osteopata. Ma l'osteopata sia per il cane che per la persona. Anche perché è vero che i cani per poter partecipare a queste attività devono avere devono essere riconosciuti da un veterinario abilitato che possono fisicamente poter fare questa certo. cosa. Esatto, perché finché si parla di iniziamo, proviamo, giochiamo, quindi certo. un istruttore competente deve sapere quello che fa, quindi e le altezze, determinati ostacoli, eccetera, tutti lo possono fare. Però poi quando si vuole fare qualcosa di un attimino, di non ciccia. Dico più di concreto, ma ok, facciamo anche un salto a 50 cm per un border collie, valutiamo, disfasia, certo. predisposizione fisica, tutte quelle cose. Ecco, là diciamo ai nostri ascoltatori, non è uno sport che ci si può improvvisare come tutti gli sport. No. Dovete andare da un addestratore, da un tutore, in questo caso come il nostro Alex, che è preparato, vero. Che valuta il vostro cane, perché a voi sembra magari di fare una cosa divertente, il cane certo. si diverte, in realtà... Gli potete anche provocare delle microfratture a livello scheletrico che si o delle artrosi che si ripercuoteranno poi durante la vita del cane. Assolutamente, quindi, cioè i rischi sono tanti, ma anche nostri, nel senso, quindi... Quello ho detto, se vengo io l'anca la lascio per forza. Io non ti dico cosa ci ho lasciato tutte le volte, ecco. quindi... sono diventato insegnante anche per quello, perché così guardo gli altri. Bravo. Qui è bionico ormai, ha protesi in alluminio un po'. Ma secondo me quando diventa istruttore perché vuol godere la sofferenza altrui. Sì, sì. Quello che ho sofferto io devono soffrire. Esatto. E diventa un po'. E diventa anche cattivo poi. Ma quello ci credo, tipo l'Apollo Creed della situazione che ti fa fai gli occhi della tigre, quello in terra che le vai. Non ma anche semplicemente facendo delle passeggiate proprio oggi. Stavo in una chat di gruppo di un paio di ragazze con cui normalmente facciamo passeggiata educativa. Ho detto, vabbè, poi passiamo che poi prendiamo l'aperitivo in centro. Vedi. Ma le tue passeggiate educative non sono... Tu le spacci per passare, sono maratone, ci ammazzi. A noi e ai nostri cani... No, noi andiamo, facciamo e arriviamo. Cioè voi per arrivare in Piazza del Duomo a prendere lo spritz partite da dove? Roma? Da Rescaldino, provincia. Dove? Provincia, Rescaldino. Rescaldino, facciamo... vicino a Saronno, Legnano, esatto. quella zona. Poi non arriviamo proprio fino al Duomo, ma cerchiamo di... Cioè, ti rendi conto? Buone, no? Ok, va bene. Va poi bene. Ricordiamolo che, diciamo così, negli anni dopo guerra, anni 50, c'era la gente che da Milano andava a Varese in bicicletta come tutti no? i giorni, È vero. Che dirlo oggi, sembra una roba impossibile, ma pensate un po' che negli anni 50
le ragazze, i ragazzi, la sera finivano di lavorare a Milano e via che si ritorna a casa a Cardano al campo a Bustarsizio. Sì, esatto. Ma infatti anche lì poi mi sono appassionato del canicross anche per questi motivi. Perché, perché facevi una biciclettante varese Milano. Che è nata come spieghiamola per i nostri ascoltatori. Esatto, è una disciplina che è nata dai vecchi masher, quindi dai cani da slitta, quindi come allenamento per i cani da slitta. Esatto, come il nostro Giorgio, un vecchio masher. Esatto, quindi per arrivare qua qual è la cosa più veloce da fare? Esatto. È carina anche la storia di come si nasce la parola, come nasce la parola masher, da dove nasce. Sentiamola, nasce per un disguido. Tanto scusate, ma il nostro Cristiano Laurenti scrive: noi divana ostacoli. Ecco un altro che dell'attività fisica ne ha fatto un cavallo di battaglia, un modo di essere. Certo. A proposito di ostacoli, ma appunto gli ostacoli che si usano nell'agility hanno una misura standard? No, te l'ha appena spiegato, è lui che alza in base a certo, quello che ci sono quello per Giorgio, poi le misure per le competizioni, i parametri, sì, perché sono tutte regolamentate in base alla taglia dell'animale, in base alla taglia, all'altezza, di conseguenza sì. Certo che un carlino 50 cm li rifanno saltare ancora bestia, no? Cioè, okay, in base all'altezza del garrese del cane. Beh, ultimamente girava sui social un video di un inglese, l'ho ricondiviso. Chi mi segue su Facebook l'ha visto spettacolare. Diciamo anche le cose come stanno, però bisogna essere obiettivi e onesti, come in questa trasmissione siamo sempre. Quel famoso bulldog che a Westminster si dà appunto la competizione di bulldog inglese, come noi l'abbiamo nella concezione di cani da esposizione, non ha niente, è molto alto, poco torace, sicuramente poco delle, tipato, che quindi può respirare bene. Ha un bellissimo naso, esatto. Ha una bellissima piega, un bellissimo orecchio, un bellissimo... Il benessere del cane prima di tutto, se un cane è fisicamente così anche predisposto, perché non è stato selezionato con cani standard dalla bellezza e quindi hai da poter fare altre cose, sfruttiamole. Dimmi però la verità, perché tu lo sai che c'è una diatriba ferocissima dalla notte dei tempi con i cani da lavoro, nel senso con i setter ad esempio, piuttosto che i pointer, piuttosto che i breton, che ci sono quelli, la corrente da lavoro, la corrente espositiva, e diciamo che qualche utopista cerca il dual purpose, cioè anche quelli... Il border collie stesso è proprio l'emblema. Quindi anche voi dell'agility avete queste due fazioni. Okay. Vanno proprio tantissime a gusto personale, perché vogliono quello, diciamo, da bellezza. Poi, come dicevo prima, il lavoro non è l'agility. Il lavoro è tutta un'altra cosa. Loro, cioè loro, nel senso, chi dice il cane da lavoro, sbagliando assolutamente, perché li vuole più slanciati, più magri, magari anche smooth, perché comunque sai... C'è il pelo rompe le scatole, anche la denuda, perché deve la testa, scusate la battuta, però sai, il pelo lì del... che è un po' più lungo, fa cadere la stecca, magari non tocca bene la zona, sì. Però vedi il fisico, lo vedi più lunghi, li vedi più alti, più grintosi, eccetera, certo. Mentre la bellezza arriva un attimino più grosso. Anche perché a livello caratteriale si predice un cane un po' più abulico, no? Deve star fermo, deve fare il suo giro composto, diciamo che un cane da agility che fa le competizioni a livello di esposizioni risulta difficile da gestire in un ring, no? E poi invece c'è chi cerca utopico, non riuscirò mai a dirlo, utopicamente. Trovare la via di mezzo bella, esatto. Che però è difficilissima. Ma bella e bravo è difficile. Raccontaci allora questa appunto, da cosa nasce? Guarda, devo leggermi il libro perché mi sono dimenticato. Ti rendi conto che figurone. No, scherzo, è lunga. Il Montefusco non lo sa, ma quello è scherzo, è lunga. È lunga perché deriva da una sorta di... è un modo diverso dal francese. Nel senso, nasce comunque subito dopo il periodo della corsa all'oro nel Nord America. Certo. Ovviamente quello Jack era... Jack London insegna, voglio ovvio. Dire. È proprio sulla scia di Jack London, di Sepala e di altri grandi masher. Comunque il discorso era che veniva utilizzato all'inizio come una sorta di check-in, no? Cioè un check start. Veniva dato non per partire, no? Veniva dato per ok, si parte. Pronti, pronti via. Pronti, è tipo un check-in. Poi è diventato, siccome era, diciamo così, una sorta di intercalare che veniva spesso utilizzato da chi aveva i cani, ok, soprattutto di origine dei francesi, perché ricordiamo che in Canada i primi colonizzatori europei del Canada sono stati i francesi. Francesi, e quindi il masher poi è stato
utilizzato questo termine ed è diventato quello che veniva associato a chi poi conduceva la slitta. Cioè, quella che sta sulla slitta, in sostanza, il Masher. Comunque poi arriva comodamente in Piazza Duomo. Sì. Esatto, comodamente in Piazza Duomo, hai capito? Certo, poi parcheggiare in Piazza Duomo con la slitta di cane diventa un po' ostio. I cani vengono a fare aperitivo, sì, la slitta la butti lì. Però me ne metto io. Io sì. Adoro questa gente che sa che siamo in trasmissione e ci chiama al telefono, ma sa che il telefonino ci serve per Facebook. Pazienza. È vero. Pazienza. Non importa, dai. Bene, molto interessante. Capito? Questa cosa. Ci capito, piace. Caro Giorgio? Non è che uno prende il cagnolino e poi ho una domanda, al buon Alex, ma è vero che il Siberian Husky, per esempio, per dire, è ancora più difficile da abituare alla agility che non il bulldog inglese? Quella di allora, abituare a tutto. Io ne ho visti girare, in realtà ho visto più Siberian Husky girare che tutti. Per forza. E su quelli un po' andiamo a sparare quasi sulla Croce Rossa, però ne ho visti parecchi girare. E questo. Beh, il siberiano si presta di più. Ma girare in che senso? Cioè che giravano nell'Egitto, no, che anche, poi facevano sì, anche un'ottima competizione. Poi abbagliavano mentre andavano, di la verità. E vedi? Cioè, probabilmente morfologicamente cambiava un po'. È il famoso scagno, si dice, che è quello che fanno in realtà i seguci sulla preda. Il Siberian Husky vocalizza parecchio, infatti è il più odiato da toalettatori, perché se hai la toalettatura all'interno di un condominio mentre lo lavi, lui che ulula l'altra, insomma fa un po' di casino. Immagino. Quando lo porti fuori, se vede un altro cane, prima ancora di tirare, scagna, e mi immagino nell'agility quando è iper eccitato, i latrati che può fare. Povera bestia. Povera bestia, in realtà lui lo fa per sfogare anche quella lì, ma la vuole sfogare per lui. È quello per te di urlare, Giorgio. Beh, diciamo che in linea di massima è sempre poi una questione di come, indipendentemente dalla razza, dalla tipologia, no? Tanto vuol dire dove nasce, come cresce e chi lo educa. Sì, sicuramente, però Alex ce lo potrà dire. Questo, no? Il doti fisiche, no? Noi l'abbiamo detto anche in altre trasmissioni parlando anche di altro. Se sei alta 1,50 m senza voler per forza toccare l'argomento cani, far la top model è un po' diverta, è un po' difficile, insomma, anche se sei molto carina. È la come fisicità, Gigi da Trottola, no? Esatto. Ma la fisicità aiuta e propedeutica poi l'attività che andrai a fare, no? Sì, infatti, ma infatti per quello, vedi, cioè ci sono determinate razze, parlando di cani di razza, che sono quelli che vanno più di moda, ma non esatto, perché è moda, ma perché uno Shetland per la taglia, il Jack Russell, poi salendo andiamo sul border collie, il famoso Malin, no? Esatto. Certo. O appunto meticci, che vedi che hanno la predisposizione fisica, che assomigliano più, come si dice, andare, no? Certo. E quindi li vedi proprio. Pastore belga Malinois. Però viene definito un Malin agli addetti ai lavori. Che è un cane veramente duttile, abbiamo già parlato, ricordi, per l'addestramento. Sì, 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 ma lo ricordo. Tempo addietro, addirittura è il cane usato più negli aeroporti. Infatti, come per cane poliziotto. Tornato... Perché? A differenza del tigre, la gente non è così facile da addestrare perché di tempra è molto alta. Sono delle macchine da lavoro in da lavoro. Vanno però è come avere un Ferrari, cioè la Formula 1, è vero che è una macchina potente, raggiunge determinate prestazioni, ma ci vuole chi? Un Alonso, insomma, qualcuno che ha il manico per guidarlo, se c'è a casa mia. Sono armi a doppio taglio. Esatto. Non è che perché tu hai la patente, Giorgio, prendi una Formula 1 e vai in giro sulla circonvallazione, che non c'è appena che uscire dai box. Sulla circonvalla poi, magari. Ma va, dai. Anche perché poi si rischia subito di... Di andare a tamponare quello davanti. Esattamente, ma ancora uscendo dal garage. Raccontaci però un aneddoto divertente, carino, che ti ha legato a questo sport, se c'è stato. Ma in realtà quello che mi ha legato a me personalmente, certo, è sì l'agonismo e tutto, ma le persone con cui vado a fare questo sport. Perché te hai tanto feeling col tuo cane, ma se non c'è il gruppo con cui lo fai e pensi solo esclusivamente alla competizione, non dico che puoi stare a casa, ma ti perdi tutto il divertimento. Esatto. È vero, questa cosa che differenzia da tante altre attività che puoi fare col cane è quello proprio del fatto che la condivisione, no, con le persone crea team, no? Io crea... vengo appunto da, non so, posso dire il nome, mi insultate, no? Tu devi farti pubblicità sputtanandoti al massimo, veramente, no, stasera. Io, vabbè, sono presidente di un SD che si chiama Wild Dreams. Ma anche selvaggi, come rintracciarti, però. Cioè, sogni selvaggi. Seguati. Esatto. E su Facebook e Instagram mi trovate ovunque perché sono proprio prezzemolo. Un prezzemolino. Perfetto. Però nasco dal Free Dogs Agility Team a Varese, il mio grandissimo allenatore, per me, proprio un guru, Alfonso Stoperi di Montefusco. Sì, non è Montefusco, Alfonso Sabatini, lui mi ha fatto vedere quanto amava questo sport e quanto è riuscito a mettere assieme tante persone che amavano questo sport per il gusto di farlo proprio cane.
E quindi da lì è nato proprio tutto e continuo ad essere istruttore con lui, per lui, con i suoi e i nostri allievi. Diciamo che poi alla fine la competizione è la scusante, ma in realtà non c'è competizione. Poi ovvio vincere il desiderio di stare insieme. Non diciamo, poi a maggior ragione tu vai lì, fai una bella gara, sei soddisfatto se il cane fa una bella gara, se vinci lo sei ancora più soddisfatto perché vai anche a forse non capisci che come me vede una realtà dove il giudizio, cioè il tuo cane vince o perde a seconda di un giudizio di terzi. Ma anch'io faccio mentre bene. Sì, però mentre però invece voi per quello, la GT c'è una tempistica, cioè c'è un cronometro che segna il tempo. Per quello che chi arriva prima arriva c'è prima. C'è anch'io la differenza, perché con i miei pastori scozzesi faccio bellezza, li metto sulla giri, ma non sono border collie, nel senso mi manca quella la molla in più, però anche lui. Lì cronometro parla, la stecca che cade parla, il feeling che hai col cane parla, cioè è oggettivo e obiettivo, o è così o è così. Se andiamo io e te vinciamo, che feeling c'è fra me e te? Perché noi parliamo tantissimo. Ma tu devi seguire le indicazioni, devi chiacchierare. Ah, comunque, ok, io devo seguire le indicazioni. Ora il nostro buon Giorgio ha scelto un altro song per noi. Sì. Che non mi dite che scelto song, noi qui. Che song è? Veramente, allora, mi viene da urlare. Visto che hanno vinto 4 Oscar. Ah. Aiuta. Veramente volevo mettere un'altra canzone. La però Germanotta. No. Rimaniamo con Bulsara. No, oggi Bulsara. Poi è mancato un grandissimo personaggio nella musica. Giusto, e chi è che è mancato? Lo sai che ero impegnata e non ho frequentato. Intanto ce ne vado ad ascoltare i Clash. Con la loro rock. The Casbah, esatto. Clash! Caro Giorgino, siamo ancora su Crystal Radio, ancora a spasso, certo. Ancora, e ancora con Alex, che ormai sono qua. Ecco. Di casa. Ormai sei di casa, sì, veramente. Chissà che terremo un giorno con Giorgio a fargli fare un po' di agility. Secondo me la bascola la fa male per vedere l'artrosi all'ancia. Ah, glielo fai fare a Giorgio? Chiaro, è lui, lo vedi? Ah, certo. La volpe argentata è lui. Silver, silver, silver. La volpe sì, è bello. Argentata. Silver Fox. Abbassiamo i salti, non c'è problema. Basta che non mi chiami la volpe del deserto, che sono... Quella è Rommel, ma era russo dei cavei. No. Russo dei cavei? Non si dice. Com'è che si dice? Golosa? Non si dice. È presto, un'ora dopo però arriveremo anche a questo. Allora, torniamo a noi e torniamo con la nostra agility, insomma. Allora, abbiamo detto quello che bisogna fare, cosa non bisogna fare con un cane atleta? Allora, il cane atleta è appunto un atleta vero e proprio, quindi deve seguire dei programmi di allenamento. Anche noi dovremmo, perché siamo, come dicevo prima, continuo a dire, siamo in due. Però, io però non ho mai fatto agility, mi spaventavo anche con queste cose, anche dopo attività fisica, anche no. Anche se, come dicevamo prima, c'è chi non può farlo per tanti motivi, magari anche semplicemente per svogliatezza, diciamo. Figlizia, chiamiamo le cose col suo nome. Diamo anche però... un po' di citiamo anche alcuni altri sport cinofili che ormai stanno in voga parecchio, perché l'agility comunque... Dobbiamo ringraziare soprattutto Massimo Perla, no? Esatto. Che lui l'ha importata alla fine degli anni 80 dal Kraft, quando ha visto questi cani correre, e si è importato pure il border collie. Esatto. Da quindi, qui appunto stiamo facendo merito, il famoso Sancioni della pubblicità. Quindi diamo merito anche a Massimo di aver avuto questa grande intuizione e ha portato, poi ha lavorato negli anni 90 per farlo diventare uno sport cinofilo, cioè equipararlo a uno sport della Federazione del CONI, quindi del Ministero dell'Italiano. Però ci sono anche altri sport, no? Come per esempio il canicross, lo sheepdog, il mondioring, piuttosto che... Perché c'è mondioring? Mondioring. Perché io c'ho il genotipo meridionale, non ho ancora fatto dei problemi con la dizione. Mondioring. Mondioring si dice. Mondioring. Per cani attività e difesa. Mondioring, Mobility, Rally O, Fly Ball, no? Quante ce n'è? Ce n'è una catena. Esatto. C'è anche la dog dance che tutti si scordano. Balla col tuo cane, yeah! Anche quello è molto, c'è anche il craft, vedi quelle cose. C'è la dog dance. Tra l'altro proprio di recente ci sarà il craft, fanno, no? settimana prossima. Fanno delle coreografie molto belle, con questa musica, tutti vestiti, anche i cagnolini vengono, diciamo così, agghindati. Sì. Molto interessante. In tema, molto interessante. È una cosa difficilissima, se anche certe figure... Non è facile insegnare a un cane a starti sui piedi e continuare a mettere le zampe sui tuoi piedi che si muovono. La competizione mondiale di dog dance che si è svolta nel 2016, credo, in Russia. In Russia ci fu a Mosca praticamente questo
Lui dice sì, come se lo sapesse, certo. È andata a vedere. No, lo so che se lo va a vedere. Ci fu questa grandissima performance di questa donna di origini mezzo italiane, per lei lavora in Italia, però è straniera, non ricordo la nazione. Con questo cane che appunto era un pastore belga Malin, se non sbaglio, Malinois. Vedi che tornano. E poi lei aveva fatto questa coreografia in cui era una soldatessa, il cane era un soldato, e questa ragazza a un certo punto cadeva per terra, quindi simulava una sorta di necessità di intervento, di respirazione bocca a bocca, e questo cane era stato educato, addestrato adeguatamente per poter fare quelle, per simulare come se scimmiottasse un essere umano che stesse facendo la pressione cardiaca, la infatti salta sul torace. La cosa buffa è che questo video ha avuto milioni di visualizzazioni sui social network e molte persone pensavano che realmente il cane fosse in grado in quel momento di fare quella cosa. Io ho letto dei commenti davvero al limite della conoscenza cerebrale umana, cioè gente che pensava che veramente un cane sia capace di rendersi conto, diciamolo. Non è in grado. Non contate che il vostro cane faccia un massaggio cardiaco, che ci lasciate le bucce, cioè nel senso, le penne. Cioè, sì, puoi educarlo quanto vuoi, ma... No. Poi sicuramente il cane rimarrebbe lì se tu dovessi... Sì, passare a miglior vita, sicuramente il cane è lì che aspetta che qualcuno... L'abbiamo detto anche settimana scorsa, riferendoci proprio alla famosissima Nala, no? La cagnetta di quel calciatore che l'ha atteso prima a casa e poi l'ha vegliato durante la camera ardente. Però è anche vero che anche su questa cosa dipende tanto dal rapporto che uno ha con il cane. Sì. È come quel famoso cane che poi ha dato in Italia quella razza di terrier, lo Sky Terrier, no? Esatto. A Edimburgo, quel cane che praticamente dal 1800 e qualcosa. Sì, 1822. Comunque, parecchio tempo fa, dove praticamente lui ha seguito il padrone fino all'ultimo, e fino all'ultimo era ovviamente il cimitero ed è rimasto sulla tomba. E c'è una bellissima statua in bronzo che ricorda poco lo Sky Terrier attuale, questo cagnolino. Sembra un po' quasi un Kerning Colt, ecco, in Kerning realtà. Colt. E questo accadeva molto tempo prima che a Chico aspettasse l'amico Fritz. Perché, ecco, comunque diciamoci la verità, l'abbiamo sempre detto, che la fortuna poi dei cani, le razze cani, le fanno le pubblicità della televisione. Il povero, infatti anche il tuo, la razza che puoi portare da Agility, ha avuto una grandissima fortuna quando andava a far pipì su quella cabina telefonica piuttosto che l'altra, grazie a Fiorello. Infatti c'è stato proprio quel periodo lì dove era il cane del... Esatto, sì. Senza farle la marchettona. Tra le altre cose, ai 5 è diventato famoso, ci sono tantissimi, noi lo ricordavamo settimana scorsa, esempi di fedeltà al cane. E noi abbiamo sempre detto che per avere questo tipo di fedeltà, che giustamente il privato sogna, no? Pensa ai cicco, l'amore a destra e a manca. Cosa serve? Un bellissimo rapporto. È la base di tutto. Ma come tutti gli esseri identici hanno un cervello, no? Hanno bisogno di un rapporto. Scusate, mi ero sbagliato, no. No. No, 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 no. Aspetta io. No. Ah, no. Ok. No. È vero o no? Sì. Vero? Cioè sì o no? No. Sono d'accordo? Sono d'accordissimo. Sì o no? Sì, 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 sì. È quindi vero. Effettivamente ci vuole una relazione. Io vado avanti a parlare di relazioni? Sì, vado avanti a parlare di relazioni. La relazione tra il cane, come diceva lui, c'è Giulio che ci confonde con questa base ad altezza improponibile. Comunque no, ricordiamolo a tutti, no? Anche a noi, lo diciamo a loro per ricordarlo a nosotros. Esatto. A nosotros per ricordarlo a nosotros, che senza la base, scordatevi, l'altezza. Ecco. E quindi l'area, il quadrato dell'area, cazzo e mazzi varie. Perché tondi si nasce, ma quadrati ci si muore, insomma. Devo dire, tu pensa una base alta che disturba, dove ci porta il discorso? Chi fuori si nasce tondo non può morire quadrato, invece qui si muore quadrati su una preferita di alzare quella musica e ti facciamo morire a suon di mazza. Ma faccio sentire Black Dog dei Led Zeppelin. Vabbè, i Led Zeppelin, ragazzi, come l'anarchia, gli manca la voce, rompe le palle col mixer. No, a parte gli scherzi, dicevamo che alla base è un rapporto, quindi per avere un alcico bisogna avere un rapporto. Non è che una razza è più predisposta a seguirti o esserti più fedele rispetto a un'altra. Assolutamente.
Ecco. Il cane che lavora con te o che passa tanto tempo con te, lavorando però, giocando con te, avendo un'interazione, vorrei spezzando tutto il tempo sul divano. Vorrei spezzare la lancia. È però diverso, il cane che lavora con te è molto più affezionato di quello che sta lì a vedere. Perché sì. Il cane, qualsiasi razza, vuole veramente potersi esprimere. Certo. Nessun cane deve potersi. Chiara, spezziamo un'arancia al fatto che molti magari possono pensare, rispettiamo chi la pensa in modo diverso sicuramente, però ricordiamolo che un conto è fare una valutazione di una relazione tra cane e essere umano su base emozionale e un conto è su base scientifica. Esatto. Ricordiamo, tutti i cani, tutti chi più chi meno, hanno comunque bisogno di fare attività mentale. Esatto. Per cui quelli che dicono, ah, il cane io lo voglio nature, non faccio niente, si educa da solo. Non è vero. Fino a un certo punto si educa da solo. Ma poi non è vero. Se voi ci fate caso, io una cosa che ho notato quando mi sono trasferita qui a Milano, perché prima abitando in Toscana, in direzione abbiamo tanto posto, tanto verde, tanti cani vanno anche liberi, magari sbagliando, camminando a fianco del proprietario, ma abbiamo anche tanti spazi dove appunto lasciarli liberi e divertirsi. Qui a Milano che fanno la pipì sull'erbetta del tram, per intenderci, al guinzaglio, sono tutti spenti. Certo. Vanno con questa andatura rassegnata e dico vabbè, vado a far più, poi mi riportano in casa. In realtà non il cane conoscono quel qualcosa che esatto ci deve essere. In realtà qualsiasi cane non andrebbe mai a comprarsi un divano o uno schermo al plasma, ma troverebbe il modo di divertirsi in natura come è giusto che sia. Quindi non volete fare agility? D'accordo, fateli fare però a un cucciolo, una puppy class, andare da un istruttore cinofilo a magari farli interagire con altri cani, cosa che di solito non si fa mai per paura, ma con un esperto al fianco siamo in grado anche di aiutarli questi cani a interagire. Perché i problemi maggiori dei cani stressati che spaccano le cose, che rompono una cartina che è carino come la famosa pubblicità. E sei carino la prima volta, quando ne accade ti ha fatto i coriandoli per tutti e non è carnevale, e sai che non com'è. È più magari cartigenica, esatto. Magari ti girano ancora un po' di più le scatole. Non solo, che poi è anche pericoloso, fra l'altro dalle cose che ingeriscono i cani, lo sappiamo. La carta igienica, se va nell'intestino, può creare non pochi disturbi. E tutto questo, e poi torniamo sempre al punto di partenza, è sempre che uno ci deve scegliere la persona o il cane a fianco, non rispetto all'aspetto fisico e basta. Esatto. Perché se no a un certo punto con le persone più o meno sai puoi ragionare, ma col cane, esatto, una volta che te lo sei scelto è come se fosse tra virgolette una responsabilità. Ma io l'ho preso perché era bello, non mi sono trovato, ho tentato di perderlo in tangenziale, è tornato in radio, non c'è verso di separarti. Infatti per quello adesso lo cerchi di spronare, esatto, per dire magari, ma l'ho voluto bello e tutto, però non si può avere nella vita, la volpe argentata si paga in fin dei conti, no? Sì, sì. Ci useremo per le pellicce, ma che vada. Giorgio è il primo cane volpe argentata che ha scaricato l'app di Crystal Run. Esatto. E è quindi vero. Torna sempre all'ovile. Torna sempre all'ovile, esatto. Al canile. Al canile. Al canile. Però è giusto canile, meglio ovile, t'ha più, no? Un senso di casa, senso Giorgio. Di casa. Alla radiale. Alla radiale. Qualcosa troppo. Esatto, dai. Giorgio, hai visto? Stasera abbiamo parlato anche di sport con i cani, di agility. Certo. Chissà come è contento il nostro amico che viene dopo di noi. Esatto, infatti. Dovremmo proprio studiare. Sono preoccupato che non è ancora arrivato. Dovremmo studiare, infatti, una cosa che noi abbiamo dopo una trasmissione che si chiama Sport Crystal Lab. E lui, naturalmente, è un campione di triathlon. Però il cane ha un po' di difficoltà a fare il triathlon, parliamoci chiaro. Gli facciamo fare di tutto, però con dei dovremmo studiare qualcosa per poter accontentare anche i nostri amici del triathlon. È vero, beh, vabbè, il cane camminare cammina, vuotare ruota, nuotare ha qualche nuota, difficoltà con la bicicletta. Però anche lì nasce nel canicross, canicross. Perché esatto, c'è comunque anche il triathlon anche lì volendo. Ci certo, mandiamo Fabio allora con lui. Sì, con la bicicletta c'è il bike yoring, lo scooter yoring perché è sempre il traino, tramite uno scooter che in realtà è un monopattino gigante, diciamo in termini spicci. Ci sono anche delle varianti di triathlon che potremmo paragonare a quelle umane, che sono proprio appunto fatte come gli appelluti del bike yoring piuttosto che il canicross. Nelle attività di canicross, più generalmente parlando, ci sono proprio dei tratti in cui si cambia lo strumento ma rimane sempre la base cane, sì, cane essere umano. Sì, molto affascinanti, molto accattivanti. Anche lì uno dice, oh, il cane poverino è sfruttato. No, perché lì la fatica la si fa in due e si cerca sempre di base col benessere del cane, certo, se può farlo, se lo fa, e entrambi lo facciamo. Cioè chi pedala sono io, il cane va, è adatto al traino. Senti, se non Alex, prendo, ma io voglio venire da te. Al di là di Facebook, ripetici, yes, come possiamo allora, contattarti. Allora, mi trovi
o a Cassano Magnago a Cardano tramite il Free Dogs Agility Team o il Wild Free Dogs, quindi provincia di Varese, esatto, provincia di Varese, o a Rescaldina a Scodinzolare, perché io sono un po' itinerante, dicevo prima, sono prezzemolo, non avete scuse, lo trovate più lì o più là, esatto, lo trovate, perché io il mio cuore è appunto nel mio Wild Dreams, sogni selvaggi, perché bisogna lasciare spazio a tutto quello che la mente. Mio papà ha lavorato 20 anni a Rescaldina. Gira che ti rigira o vai al Duomo. Ridente cittadina alle cose di Milano. Sì, esatto. Io non so dov'è, quindi mi limito solamente a... Hai presente per andare a Legnano da Milano? Sì. Di fianco. Poco prima di arrivare a Origio, c'è sulla destra, e c'è Legnano. E confinante con Legnano. Esatto. Wow. Esatto. Dove sono nati i famosi legnanesi. A Legnano sono nati legnanesi, con la famosa compagnia di Felice Musazzi. Certo, che tra l'altro era in questi giorni sono qua. Sono ancora al Teatro della Rosa, fino al 3 di marzo. Esatto, quindi, sono stato qualche settimana. Allora, ripetiamo, che siamo un po' persi, ancora i contatti. Provincia di Varese mi trovi al Free Dogs Sporting o Free Dogs Agility Team, che è a Cassano Magnago. Uh-huh. Oppure a Cardano al Campo presso le Biolle Sporting, quindi Wild for You, oppure a Rescaldina Wild Dreams in collaborazione con Scodinzolare. Ma se qualcuno sta un po' più lontano, non vuol venire da te, ma magari è un campo d'agility o sono un gruppo di persone che vogliono fare agility, come ti rintraccio e ti chiedono vieni da noi Alex, insegnaci. Faccia buca. Facebook o via email, comunque cercando Wild Dreams cinofilia si trova, quindi info@wilddreams.it oppure al sito www.wild-dreams.it. Ovviamente io posso anche consigliare i colleghi, i gruppi, cioè persone di molto più alto livello di me che sono bravissime. Senti, anche umile Giorgio, non ti manda un istruttore così, ti manda anche da uno umile, ti farà sudare, ma è uno umile. Assolutamente sì. Si suda in compagnia. Io allora... in compagnia è mezza allegria. È un ladro e una spia, si dice anche. Esatto. Allora, sento già la sigla di chiusura. Purtroppo ci dobbiamo salutare. Io ringrazio infinitamente Alex, che è stato grazie qui il nostro ospite. Il nostro Alf, che ormai è presenza stabile. È un colonnino, perché la colonna portante sei tu, mio caro Giorgio. Grazie. Anche Afono. Anche se oggi sono una colonna con qualche crepa. Qualche crepa. C'è il capitello un po' così crepato. Ha il capitello un po' crepato. Anche per questa settimana abbiamo finito. Ci vediamo la prossima e ci sentiamo la prossima settimana. Sempre su Crystal Radio. Per quanto riguarda streaming, a spasso con Genera. A spasso con Reginald. Ma alle 22? Alle 22? Ritorniamo. È inquietante come le strana. Esatto, la strana coppia. Quasi una minaccia, ma bellissima. Da Giorgio. Ciao Chiara. Ciao Giorgino.